E per tutti quelli che dicono che la Mini è una macchina di merda, sapete che vi dico? Sapete perché lasciare le cose a metà è una cattiva abitudine? Ci sono alcune caratteristiche nelle auto che prendo seriamente in considerazione. È una cattiva abitudine perché quando abbandoni un progetto, perdi una bella occasione. Rapporto peso-potenza, 234 cavalli, 1100 kg. Ti senti frustrato, ti senti disorganizzato. Erogazione lineare, bella in alto. Ecco perché io cerco sempre di portare a termine quello che faccio. Per una soddisfazione personale, credo. Ma anche perché se vuoi qualcosa nella vita, non ci sono scorciatoie. Devi dare tutto. Freni, assetto, barre anti-rollio, power flex, quindi la ciclistica. Ecco, questo della Mini è un po' il cerchio che si chiude, il capolinea di questa bella avventura. E che è solo la prima. Infatti, ne sto facendo un'altra, ancora più bella, e che sarà vostra, mi auguro. Tre pedali, sterzo diretto, cambio manuale 6 rapporti, cooler works, quindi short shifter, differenziale autobloccante, frizione in rame, un suono da paura. Una preparazione del motore, un telaio che non è da meno e una sensazione di guida old school, diretta, cattiva, macchina dinamica che tra le curve fa paura. E quindi ragazzi, seguite sempre e solo le vostre passioni e fregatevene di tutte le cagate che sentite in giro. In questo video vedremo tutte le modifiche che ho fatto al motore e quanto ho speso. Mi raccomando, non dimenticare di iscriverti al canale, di attivare la campanella, ma soprattutto di metterti le cuffie, di sdraiarti sul divano per goderti questo video. Buona visione! Bentornati su Officina del Pilota, sono da Pupazzo R. Guardate che bel regalino che c'è oggi per la Mini. Lo installiamo, lo provo su strada, ma prima facciamo qualche considerazione con Pupazzo R e con Francesco Loiacono di Yonix Motorsport, che mi ha fornito lo short shifter della Cooler Works e proprietario del team con il quale faremo qualche gara l'anno prossimo. Allora ragazzi, ovviamente va smontato lo scarico. Yes. Altrimenti non arriviamo lì sotto per sfilare il vecchio cambio, il castelletto. Un po' di plastiche, un po' di coperture calore e si arriva al castelletto. Ovviamente c'è tutto il manuale di installazione, R5356 short shifter. Speriamo che vada bene anche per la pre-restyling, che è questa qua. Ubiezzi plastica praticamente. E questo qui è il giocattolino che ha portato Babbo Natale quest'oggi, giusto Valerio? Giustissimo. Questa è la 163 cavalli, poi c'è stato il restyling da 170 e le corde del cambio sono diverse. Quelle della pre-restyling sono un po' più corte e hanno un attacco sferico con un diametro inferiore rispetto a quelle della 170 cavalli. Cara BMW, ho comprato le corde del cambio, io avevo la pre-restyling, mentre per montare il cambio a castelletto ci vogliono le corde della restyling, che sono leggermente più lunghe. Poi ho comprato questa serie di tubicini per il progetto Mini che tra poco vediamo. Fattura 404 euro. Grazie, gentilissimo, come sempre, gentilissimo. Avendo ovviamente la leva più lunga, devi percorrere, fare meno strada per innestare la marcia, quindi poi va usata un po' col cervello perché non serve fare più quella forza, a parte non serve, generalmente non serve dare delle botte al cambio perché comunque è sbagliato, bisogna dare il tempo alla corda stessa e al sincronizzatore del cambio stesso di innestarsi. Se noi andassimo a misurare la differenza da dove c'è diciamo la sfera di aggancio e la parte di leva al centro, quindi il sul perno, questa qua risulta essere comunque più lunga, quindi per fare la stessa corsa ovviamente devi muovere di meno la leva perché il braccio è più lungo. Certo. Sai come diceva quello bravo? Datemi una leva e vi solleverò il mondo, quindi ovviamente il punto di leva è maggiore e hai bisogno di fare meno corsa e avrà un innesto più rapido e più preciso. Terza e quarta sono praticamente dritte. Beh sì, sono in asse. Devi stare attentissimo tra la prima e la terza perché guarda veramente
poi, differenza che c'è. Puoi vedere qualche piccola regolazione qui e vedere magari modificare se riesci a cambiare qualche cosa, ma le regolazioni sono minime, devi solo regolare retromarcia e quinta, sì. A quel punto funzionano tutte. Esatto, secondo me il setup di base già è giusto, devi guidarla un po', capire e poi andare a fare i minor adjustments, quelli yes. proprio come si dicono gli inglesi, yes. quelli perfetti, no? Yes. Però già fa godere questa cosa, guarda che spettacolo! Come diceva Montesano, molto pittoresco. Comunque ti dico che sulla cassia, mentre tornavo a casa, pensavo di aver messo la sesta, invece avevo messo la quarta, grazie a Dio, era un filo di gas. Perché è proprio... C'hai un cambio da corsa. Sì. Mi fa impazzire. Però poi guarda. Rispetto a prima allora ti dico solamente una cosa. Guarda quanto sei vicino. Cioè, capito? Il pilota di solito quando hai una vettura di derivazione di serie, un cambio di serie in due gare in pista, soprattutto nelle piste corte dove cambi sempre, una o due cambiate sbagliate le fai. Ah sì? Sì. Io ho fatto due gare con questo e non ho sbagliato una sola cambiata. Due. E ti assicuro che non sono uno di quei grandi cambiatori. Guarda, io ho scelto questo leveraggio perché per questa vettura, ad esempio, ce ne sono 4 o 5 marche differenti. Io ho scelto questo perché sulla Mini, da quelli che ho visto e quelli che ho provato, è risultato il migliore. Qualitativamente è fatto benissimo, non costa cifre esorbitanti perché ce ne sono alcuni che costano veramente quanto tutta la macchina. Qui stiamo parlando di 800 più o meno? Allora no, questo costa un po' meno, si può vendere come leveraggio intorno, varia tra i 600 e i 650 a seconda del pomello perché si può cambiare il colore del pomello, ad esempio tu hai la vettura blu, l'hai voluto grigio, ma si può avere nero, si può avere blu, si può avere giallo, verde, arancione, vari colori, quindi è scelta. Bene, però poi considerando che questa è una pre-restyling, ho dovuto cambiare le corde che più o meno costano 90 euro una e 70 euro l'altra, poi a finire che intorno insomma a un migliaio di euro. Beh sì, poi considera che ci stanno un 3 ore di montaggio perché per montarlo devi tirare giù tutto l'impianto di scarico, poi insomma c'è da fare le regolazioni che non è che sono semplicissime, quindi comunque è un acquisto abbastanza impegnativo, però ti posso garantire che tutti i clienti a cui l'ho montati mi hanno detto grazie Francesco. Non si può tornare indietro, no. Una di quelle cose destructive, nel senso che una volta che l'hai provato col cambio normale sì, non c'è. Assolutamente. È proprio come dice Carlo, è una questione di fisica, sono leggi della fisica, castelletto, leveraggi diversi e la macchina cambia, ma quante modifiche ho fatto a questa Mini? Veramente tante, dalla prima all'ultima te le elenco tutte e ti dico anche quanto costa. Questa macchina ha attraversato un bel processo, un bello sviluppo, siamo arrivati a un bel livello, è bella da guidare, è bella in salita, è bella in discesa. Me lo studio insieme a voi, è la prima volta che la porto su strada da quando l'ho montato e sono già passati 10 giorni ma non ho avuto tempo prima, per cui eccolo qui, anche io me lo guardo, è veramente diverso, croccantissimo, innesti molto molto veloci, secchi e poi ti devo dire, guarda, più o meno 15-20 centimetri dal volante, l'altezza è perfetta, questo cambia tanto, l'ergonomia, l'estetica sono bellissime e al tatto è la cosa che mi piace di più, proprio figo. Questo cambio è una di quelle cose, una di quelle modifiche fatte nella Mini dalle quali non si può tornare indietro, secondo me. Madonna, che kart! Anche grazie alla Competition Clutch, la frizione in rame, la macchina, mentre prima sentivo sempre la necessità di fare un puntatacco in fondo a una staccata, adesso non ne sento l'esigenza. Lo faccio principalmente perché è un mio modo di guidare, ma credetemi, non ce n'è bisogno. Vedi?
Ho rimesso i tubolari della Sparco, sono più basso, sono più scomodi, ma sono più contenitivi, sento di più la macchina. Questo è un sedile buono, veramente carino da vedere. Ci fai anche i tour in pista perché ti tiene veramente bene. Guardate qui, sto appoggiato benissimo. La guido molto dolcemente, è una danza questa strada. E guardate che spettacolo. Il freno non lo tocco proprio perché sono in salita, sono in seconda marcia, saliamo un po' sui giri. Abbiamo guadagnato 200 giri con la Camma Racing montata da GP Garage e abbiamo preso quei 10 cavalli in più in alto, che per una strada del genere magari non è proprio il massimo, ma in un circuito più veloce assolutamente migliora le prestazioni. Temperatura alta, oggi ci sono circa 28 gradi qui in montagna. Il volumetrico ha un'erogazione lineare, ti faccio vedere il grafico. Abbiamo preso quei 10 cavalli in più dai 6.000 ai 7.000 giri, diciamo che 6.008 è il picco del limitatore. Il contagiri è rotto, come è giusto che sia, quindi io uso principalmente le orecchie, qualche volta faccio qualche limitatore, ma insomma i 10 cavalli in più là sopra la rendono più bella, soprattutto in un circuito, in un misto stretto così. Te lo elenco dettagliatamente dietro la scrivania, però intanto ti accenno che qui abbiamo 234 cavalli. Nel motore sono state fatte ovviamente un pochino di migliorie, bielle, pistoni, la Camma Racing che abbiamo visto da GP Garage, una mappa è stata ottimizzata, diciamo, a livello di prestazioni di motore. Però le cose che più mi aggradano di questa macchina, e che ovviamente è una macchina che si fa guidare, perché il bello è proprio questa, la sensazione di essere seduto su un kart, l'hanno resa ancora più speciale grazie all'assetto Bilstein ai freni EBC da 330 mm, che devi stare anche attento perché frenano molto forte. Io ora non ho l'ABS, quindi se pigio troppo, capace che scivola, e se non comincio a fare l'effetto ABS con il mio piede vado dritto e esco fuori strada. Però la frenata è veramente importante e ne cambia completamente i connotati della macchina, soprattutto per una guida più sportiva. Monto delle Michelin Pilot Super Sport un po' stanche, un po' vecchiotte, vanno davvero tanto bene. Gli angoli non sono estremi, me li ha fatti Luigi, ma per guidare in strada è perfetta. Ha uno sterzo questa macchinina molto diretto, è un rasoio. Sotto sterzo, se portiamo un po' di freno in curva, non ce n'è. Senti sopra? È migliorata molto. Sì. Importanti che ho fatto, c'è il differenziale autobloccante Wife che mi fa uscire con questa trazione dalle curve, che vi assicuro che prima non era così. Raga, credetemi, questa macchina così
So che molti la amano, molti di voi che mi seguono, alcuni meno, ogni tanto ricevo dei commenti inopportuni. Tanto rimane sempre una mini del cavolo, tanto la trazione anteriore fa schifo. Io vi esorto a guidarla, a spendere quei soldini per comprarla, che non sono tanti, è veramente abbordabile come prezzi. Ovviamente poi le modifiche costano, credetemi se ve lo dico, non perché questa è la mia, mi piace l'idea che ovviamente sia una macchina super economica, ma mi piace ancora di più l'idea che faccia divertire come una supercar. Chiaro è, per evitare commenti inopportuni, che non è paragonabile alle supercar neanche lontanamente. Se guidi un GT3, ragazzi, lì sei oltre ogni limite di goduria e di piacere, come guidare un Ferrari, un 458, un 488. Questa è una macchinina super economica che però nella sua economicità ti fa stare bene, si compra con 3-4 mila euro. Io vi consiglio di comprarle col motore rotto, vi comprate il motore, lo mettete su, questo è un motore in ghisa, molto più affidabile degli N14 e N18, credetemi, e va bene se fai la giusta manutenzione, se hai cura del mezzo. Trazione anteriore, tanti dicono, Matteo, ma la trazione anteriore fa schifo, col differenziale autobloccante diventa una cannonata da guidare. Poi, se ami fare i traversi, se ti piace la trazione posteriore, punto e basta, ti capisco. A quel punto ti suggerirei anche di farti una 4x4, magari ti diverti pure sulla neve o sullo sterrato, ma insomma, non disdegnate la trazione anteriore, credetemi, ne ho guidate tantissime e ve lo dico dal cuore, con sincerità. Questa qua è un gioiellino, anche perché dal video, che sono passate ormai 2 settimane, ho montato questi nuovi cerchi bellissimi della Autech di Racing Components, vi lascio tutto in descrizione. In più, guardate qui dietro nel pianale posteriore cosa ho messo: pianale posteriore, barra che andrà riverniciata e rete, comprata da MC Custom, molto bello, molto professionale. Mentre nel motore abbiamo bielle, pistoni, valvole maggiorate, iniettori, albero a cam, la 272-400, quella che abbiamo visto nel video con GP Garage, se volete vi lascio una scheda qui in alto a destra, una camma che predilige le rotazioni ad alti regimi, puleggia al volumetrico, tutto abbinato a un cambio 6 rapporti Cooler Works, un assetto Bilstein tarato da casa madre, impianto maggiorato EBC con pastiglie RPX per solo uso pista, io ci vado anche su strada ma sono fantastiche. Intercooler, eccolo qua, intercooler AirTech, che oltre a essere bello esteticamente funziona. Uno scarico diretto Magnaflow, eccolo qui, molto capissimo, fa suonare la mini come poche, l'avete sentita. Differenziale autobloccante Quaife, frizione da corsa, volano alleggerito, i sedili molto contenitivi della Sparco, tubolari. Insomma, nel complesso, ragazzi, la macchina è stata bancata 234 cavalli su un banco di Nardi Motorsport, Dim Sport, l'abbiamo ribancata anche da GP Garage, 26-27 kg di coppia, non ricordo, lascio tutto in una schedina. E quanto ho speso, una barca di soldi per fare un progettino simile a questo, quindi motore, ciclistica, carrozzeria, non bastano 20k, raga. No, però lo fai step by step, ci vogliono 2-3 anni ed è... Mamma mia che bella che è, bella, bella che è. Poi è un volumetrico 1.6 che spinge tanto in alto lineare, ok? Mentre le N14, le N18 sono turbo, quindi molta più coppia, molto più cattiva l'erogazione, questa ti dà quel gusto dell'aspirato, anche come suono non è affatto male. E se guidata al limite, quindi alta di giri, credetemi che secondo me può dare grandi soddisfazioni anche in pista. Suo. Guardate che bello il differenziale. Tutti come ringhia. E in curva? Guardate il comportamento qui. Io la amo questa peste, la amo. Entrano bene le marce, raga, come entrano bene. No, non potrei mai tornare indietro da questo cambio, troppo figo, troppo figo.
Il diff. Questo è il diff. È il diff che ti fa uscire così dalle curve. Sono veramente soddisfatto. Basta, siamo arrivati a un punto in cui ci siamo. Che voglio di più? Ci possiamo attaccare qualche adesivo, migliorare questi pannelli porta che sono un po' vecchi, ma forse un po' più di potenza? Anche no, anche no. I like it like that.